Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regina della Pace, dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Ci ritroviamo questa sera per una catechesi su uno dei sacramenti più importanti, anche se tutti i sacramenti sono molto importanti. Però tra i sacramenti sicuramente questo è un sacramento che ci introduce in modo più profondo nel cuore misericordioso di Dio, cioè il sacramento della Santa Confessione o Riconciliazione. Oggi sappiamo che la confessione è in grave crisi, poiché i cristiani sempre più tralasciano di confessarsi. E tante volte, magari se vanno a messa, si accostano al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia senza essersi confessati da mesi o da anni, e qualcuno quasi mai. Loro si accostano ugualmente, non riuscendo a capire che compiono un grave sacrilegio a ricevere il Santissimo Corpo e Sangue del Signore in un cuore impuro, pieno di spine, in un cuore colmo di peccati gravi e di peccati mortali, un cuore sacrilego. E quel sacramento, invece di essere per loro un aiuto nel cammino della vita spirituale, invece di riconciliarli con Dio, al contrario, li allontana ancora da più. Perché tutti i sacramenti sono un'arma a doppio taglio. Dio li ha istituiti in Cristo suo Figlio per la nostra salvezza, per il nostro bene, perché noi possiamo ricevere la grazia santificante, la misericordia che purifica i cuori, perché possiamo essere elevati in santità, ma se si ricevono nel modo giusto. Al contrario, se si ricevono nel modo sbagliato, i sacramenti, invece di aiutarci, ci affossano ancora di più, perché manifestano la chiusura del nostro cuore dinanzi a Dio, la malvagità dei nostri atti e la nostra cattiva coscienza ipocrita, che neanche davanti a Dio vuole emendarsi dei suoi peccati e rinnovarsi nella propria vita. Allora noi dobbiamo conoscere questo grande sacramento della confessione o riconciliazione per poterci accostare ad esso e ricevere tutti i benefici, che sono immensi, infiniti. I benefici del sacramento della confessione è come un nuovo battesimo. Nel battesimo noi abbiamo la cancellazione del peccato originale e la cancellazione dei peccati attuali, se veniamo battezzati da adulti, mentre nel sacramento della confessione abbiamo la cancellazione di tutti i peccati attuali, è come se fossimo ribattezzati, ma appunto se ci accostiamo a questo sacramento con un cuore aperto, sincero, umile e penitente. Bene, saluto tutti voi che siete in diretta, siamo più di 270 in questo momento. Vi ricordo di condividere questa diretta su tutte le vostre pagine Facebook, perché è una cosa molto importante, e racconteremo anche un episodio drammatico nella vita della beata Anna Caterina Emmerich, e vediamo appunto l'episodio di una donna che purtroppo era sul punto di perdersi. Allora, saluto tutti voi che siete qui in diretta. Quindi, Claudia Sacco, Lorena Mosca, Maria Macaluso, Mapa Mapa, Lilla Lentini, Mima Castiglia, Antonietta Capasso, Gianni Annalito Bruno, Silvana Pensabene, La Luce di Maria Anima Mia, Patrizia Raccuglia, Caterina Francone, Maria Antonietta Garbi, Antonella Lombardo, Antonietta Tarantini, Rose Fulvo, Anna Sarnataro, Teresa D'Angelo, Annunziata Maria Yolanda Menta, Eugenia Crocero, Dani Bielli, Vincenzo Failla, Marianna Pavliuk, Maria Gualmini, Rosa Gargantini, Giuseppe Canino, Antonella Conte, Grazia Boieri, Maria Angela De Luca, Pina Cilia, Impieri Ciro, Francesco Vero Palumbo, Maria Lamacchia, Pasqualina Boccia, Silvi Catania,
Antonella Ragusa, Veneranda Vuolo, Patrizia Verlezza, Alfredo Vitaciccia, Lucia Uva, Alessia Gianfelice, Loredana De Bartolomeo, Marianna Olender, Domenico Capomolla, Maria Alerio, Anna Chiapparino, Katia Castelli, Lena Silva, Vincenza Di Giorgio, Salvo Scardaci, Imma Pagano, Maria Teresa Fusero, Mariella Lenzo, Caterina Nanna, Rosa Taverniti, Barti Brunello, Annunziata Maria Yolanda Menta, Giovanna Chiapparino, Silvana Vizzari, Rosaria Esposito, Rosella Elia, Grazia Girardi, Elena Maggiacomo, Danina Vazzano, Carmine Cristiano, Angela Di Maggio e tutti voi, siamo tantissimi, bene, quindi siamo circa 274 in questo momento. Bene, cercate di condividere perché credo che sia anche di che sia interessante. Allora, partiamo principalmente da un episodio che ci fa capire l'importanza della Santa Confessione. Gesù non ha istituito i sacramenti così come un optional nel cammino della fede, ma i sacramenti sono essenziali. La Chiesa non potrebbe esistere senza i santi sacramenti. Questo è da comprendere molto bene. Allora che i cristiani non pensino al valore immenso, infinito dell'Eucaristia, dove c'è la presenza reale di Cristo, nostro Dio, in corpo, sangue, anima e divinità, che non pensino a emendarsi dai peccati, a purificare i loro cuori con il sacramento della riconciliazione, dove agisce la potenza del sangue di Cristo, il sacrificio di Gesù che ci lava da tutti i peccati. Che i cristiani non pensino alla grazia di essere cristiani attraverso il battesimo e dunque la predilezione che Dio ha avuto per noi in mezzo a tutti i popoli. Questa sembrerebbe un'ingiustizia, invece di ringraziare Dio quasi recriminano che loro sono cristiani e gli altri no, e si abbassano al livello degli altri pensando di essere in questo modo più benevoli, più aperti, più fraterni, e così mettono in dubbio la predilezione di Dio e la divina sapienza che li ha voluti cristiani per mezzo del battesimo. Che i cristiani non pensino alla grandezza del santo matrimonio che rende simili alla Santissima Trinità. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. Non osi separare l'uomo ciò che Dio ha unito. E così via tutti i sacramenti. Dunque i sacramenti sono stati istituiti da Cristo per la nostra salvezza, per il nostro bene, per la nostra santificazione e per la nostra gloria alla fine della vita. Ecco, allora vediamo un episodio di che cosa vuol dire non accostarsi bene al santo sacramento della confessione e quali potrebbero essere le conseguenze. Dice la beata Anna Caterina Emmerich: ieri, 27 ottobre 1821, fui portata da una donna che era sul punto di perdersi. Lottai con Satana davanti al letto della malata, ma il demonio mi buttò fuori. Era troppo tardi, questa donna era sposata e aveva 3 figli. Era considerata molto bella e viveva secondo il mondo e la moda. Aveva un rapporto illecito con... Aveva... Che strano, proprio quando vado a nominare il sacerdote se ne va via la voce. Aveva un rapporto illecito con un sacerdote e aveva taciuto in confessione questo peccato. Aveva ricevuto i santi sacramenti e tutti facevano grandi elogi della sua buona preparazione e disposizione per ben morire. Tutti i miei sforzi risultarono vani, era troppo tardi, non mi fu possibile avvicinarmi a lei e morì. Era atroce vedere Satana che si portava via quell'anima. Ecco, capite? Il peccato dell'adulterio, e in questo caso l'adulterio fatto con un sacerdote, è qualcosa di gravissimo, di abominevole. È qualcosa che conduce verso l'abisso dell'inferno.
non soltanto adulterio, ma l'aggravante adulterio con un sacerdote che è un consacrato di Dio, dunque uno sposo di Dio. E lo stesso sacerdote, se non si sarà pentito e confessato bene di quel peccato, sarà andato anch'egli all'inferno. Quindi questo non è un peccatuccio di cui oggi si vuole far passare che è una cosa da nulla, essere divorziati, risposati, no? Sono divorziati, risposati, ma risposati dove? Non sono risposati in nulla, perché il matrimonio per il cristiano cattolico è unico e indissolubile. Quindi sono divorziati, conviventi in adulterio. Questo è. Alcuni dicono, purtroppo anche i politici si sentono dire, sì, ecco la mia fidanzata, ma in realtà loro sono stati sposati in chiesa e non hanno ricevuto il riconoscimento della nullità matrimoniale, quindi quella non è la fidanzata, è l'amante. Oggi c'è una mistificazione del linguaggio. Si vuol far passare il peccato grave, il peccato mortale, come qualcosa di comune, di normale, e poiché lo fanno le soubrette, gli attori, i cantanti, i politici, gli uomini di scienza, gli uomini di cultura, allora l'adulterio non è più un peccato. E anche i sacerdoti, che male c'è? Poverini anche loro, hanno le carenze affettive, quindi le possono colmare, tanto ormai niente più peccato. E no, è un peccato mortale. Dice la beata Anna Caterina Emmerich che Satana l'ha buttata fuori dalla stanza dove quella donna stava per finire all'inferno, perché ormai era troppo tardi, lei che veniva considerata una donna di grande virtù, perché probabilmente frequentava la chiesa, avendo avuto quel rapporto adulterino con un sacerdote e non avendolo confessato, si è dannata l'anima. San Giovanni Bosco: vidi certi giovani di un aspetto tetro, avevano attorcigliato al collo un gran serpente che con la coda scendeva fino al cuore e sporgeva in avanti la testa e la posava vicino alla bocca del meschino, come per mordergli la lingua se mai aprisse le labbra. Quindi il serpente e il diavolo cercava di non far confessare i loro peccati ai giovani di San Giovanni Bosco. La faccia di quei giovani era così brutta che mi faceva paura. Erano giovani in peccato mortale. Gli occhi erano stravolti, la loro bocca era storta ed erano in posizione da mettere spavento. Tutto tremante, domandai nuovamente che cosa significasse e mi fu detto: non vedi? Il serpente antico stringe la gola con doppio giro a quegli infelici per non lasciarli parlare in confessione, e con le fauci avvelenate sta attento per morderli se aprono la bocca. Poveretti, se parlassero farebbero una buona confessione e il demonio non potrebbe più niente contro di loro. Ma per rispetto umano non parlano, tengono i loro peccati sulla coscienza e tornano più e più volte a confessarsi senza osare mai mettere fuori il veleno che racchiudono nel cuore. Quindi è Satana che impedisce o tenta di impedire di confessare i peccati gravi, i peccati mortali. E purtroppo quei poveretti rimanevano in stato di peccato grave, di peccato mortale, per vergogna o perché non volevano rinunciare al peccato, perché nel momento in cui il peccato viene confessato, chiaramente uno deve proporsi di non commetterlo più. Ma se non si propone di non commetterlo più, quel peccato non viene perdonato, e dunque essi non lo confessavano proprio per non proporsi di non commetterlo. Padre Giovan Battista Ubanni, gesuita, raccontava che una donna per anni, confessandosi, aveva taciuto un peccato di impurità. Arrivata in quel luogo due sacerdoti domenicani, lei che da tempo aspettava un confessore forestiero, pregò uno di questi di ascoltare la sua confessione. Usciti di chiesa, il compagno narrò al confessore di aver osservato che mentre quella donna si confessava uscivano dalla sua bocca molti serpenti, però un serpente più grosso era uscito solo col capo
ma poi era rientrato di nuovo. Allora anche tutti i serpenti che erano usciti rientrarono. Quella donna confessò tutti i peccati, poiché ogni peccato viene ispirato da qualche demonio, ma il peccato magari più importante non l'ha confessato, e dunque i serpenti entrarono tutti di nuovo, cioè i demoni, nel cuore di quella donna. Ovviamente il confessore non parlò di ciò che aveva udito in confessione, ma sospettando quel che poteva essere successo, fece di tutto per ritrovare quella donna. Quando arrivò presso la sua abitazione, venne a sapere che era morta appena rientrata in casa. Saputa la cosa, quel buon sacerdote si rattristò e pregò per la defunta. Questa gli apparve in mezzo alle fiamme e gli disse: «Io sono quella donna che si è confessata questa mattina, ma ho fatto un sacrilegio. Avevo un peccato che non mi sentivo di confessare al sacerdote del mio paese. Dio mi mandò da te, ma anche con te mi lasciai vincere dalla vergogna e subito la divina giustizia mi ha colpito con la morte mentre entravo in casa. Giustamente sono condannata all'inferno». Dopo queste parole si aprì la terra e fu vista precipitare e sparire. Capite? Ho fatto un'esperienza particolare. Vicino ad una moribonda, mi sono recato dalla moribonda e la moribonda, quando mi vide, non è stata per niente contenta, perché chiaramente era una grande, diciamo, sofferenza, oppure era un po' indifferente. E quando le fu chiesto: ti vuoi confessare? In un primo momento disse no. Ma come, dice, non ti vuoi confessare? Era una donna che veniva quasi quotidianamente alla Santa Messa. Però poi, insistendo, dice sì. E anche ricevere il corpo e il sangue di Cristo. Poi mi misi in preghiera accanto a questa moribonda e vi dico la verità, l'ho vista nelle fiamme. Mi sono impressionato e mi misi in preghiera con la coroncina della Divina Misericordia, così come dice il Signore. Ecco, l'ho vista proprio, era nelle fiamme, una cosa veramente che mi ha impressionato molto. E continuando a pregare, la coroncina della Divina Misericordia, la donna si calmò, si rasserenò. Ecco la potenza della coroncina della Divina Misericordia e del Santo Sacramento della comunione che ricevette in fin di vita. E quella donna, sono sicuro che si salvò proprio per la potenza della coroncina della Divina Misericordia, mentre all'inizio il demonio le voleva impedire di ricevere la grazia di Dio. Questa è un'esperienza che mi è rimasta impressa. Dopo queste parole si aprì la terra e fu vista precipitare e sparire. Sant'Alfonso de Orozco descrisse un episodio simile che riguardava la figlia di un illustre nobile, la quale, per aver omesso un grave peccato persino in punto di morte, venne inesorabilmente condannata eternamente. Natuzza Evolo, parlando d'un suo contemporaneo da poco deceduto, affermò che egli, nonostante l'apparente vita esemplare che conduceva, era stato dannato per aver dimenticato volontariamente dei peccati gravi. Santa Teresa d'Avila, tramite una visione, ricevette un monito urgente da diffondere ai fedeli riguardo la pericolosità di questo tipo di sacrilegio, cioè nascondere i peccati in confessione. Ed ecco, ad un tratto spalancarsi innanzi agli occhi una voragine profondissima, tutta ripiena di fuoco e di fiamma, e laggiù cadere abbondantissime come la neve d'inverno le povere anime. Spaventata, Santa Teresa alza gli occhi al cielo e dice: mio Dio, che cosa vedo mai? Chi sono tutte quelle anime che vanno perdute? Saranno certamente anime di poveri infedeli. No, Teresa, rispose Gesù,
No, sappi, quelle anime che vedi in questo momento andare all'inferno per mia permissione sono tutte anime di cristiani come te. Teresa, ancora più stupita, intervenne: ma saranno anime di gente che non credevano, che non praticavano la religione, che non frequentavano i sacramenti. No, Teresa, no. Sappi che sono anime di cristiani battezzati come te, che come te credevano e praticavano. Ma allora non si saranno confessati mai, neppure in punto di morte. No, sono anime che si confessavano e si sono confessate anche in punto di morte, dice Gesù. Come, oh mio Dio, vanno dannate? Vanno dannate perché si confessano male. Bao Teresa, racconta a tutti questa visione e scongiura vescovi e sacerdoti di non stancarsi mai di predicare sul rischio delle confessioni malfatte, onde i miei cari cristiani non abbiano a convertire la medicina in veleno e servirsi in male di questo sacramento, che è il sacramento della misericordia e del perdono. La Santa volle in seguito precisare che per confessioni malfatte non si intendono solo quelle costellate da omissioni volontarie, ma anche quelle fatte con poca fede, nessuna intenzione di cambiare vita o perlomeno cambiare quei piccoli aspetti del carattere che andrebbero modificati. A questi si potrebbero aggiungere i pensieri che falsamente inducono a farci credere santi, come se non peccassimo mai, o come se lo facessimo sempre solo venialmente. In questo caso la confessione si tramuta, come dice espressamente Gesù, da medicina a veleno per l'anima. Ecco, carissimi, quindi vedete l'importanza di una buona confessione. Chi si confessa male compie un sacrilegio. Chi omette di dire i peccati gravi, i peccati mortali anche per vergogna, commette sacrilegio. Chi pensa di commettere soltanto peccati veniali si sente santo, sicuramente non è in un buon cammino. Tutti i santi si sentivano grandi peccatori. Io faccio sempre questo esempio quando viene qualcuno a confessarsi e prendo un foglio bianco e poi anche il cellulare, il retro è nero. E dico: i santi sono come questo foglio, hanno l'anima pura. Tu fai un piccolo puntino con la penna e subito lo vedi, e loro rimangono sconvolti nel vedere la loro anima con questi puntini che sono i peccati magari veniali, ma rimangono atterriti. I peccatori invece hanno delle grandi macchie nella loro anima, ma essendo completamente accecata la loro anima non li vedono e quindi considerano i peccati mortali come peccati da nulla, cioè la bestemmia, l'adulterio, la menzogna, l'ira, la violenza, tutti peccatucci. Dice: non ho rubato, non ho ammazzato, sono a posto. E no, puoi andare tranquillamente all'inferno senza rubare e senza ammazzare, perché i comandamenti sono 10 e poi ci sono i precetti della carità e tutto il resto che sappiamo. Quindi si possono commettere gravissimi peccati quando la coscienza è ottusa, quando non vuole comprendere. Ecco, mi fa piacere che siamo circa 340 questa sera, dunque la confessione vuol dire che vi interessa e vi raccomando, fate una buona confessione. Adesso leggeremo cosa dicono alcuni santi sulla confessione. San Pio X, di cui mi onoro di portare la reliquia ex carne, come vi ho detto tante volte, addosso. La negligenza per la propria anima giunge fino a trascurare lo stesso sacramento della penitenza, del quale nulla ci diede Cristo nella sua estrema bontà che fosse più salutare alla fragilità umana. Quindi per negligenza la gente non si confessa. Mi è capitato di incontrare persone che non si confessavano da 20 anni, da 30 anni, da 10 anni. Ma com'è possibile rimanere tanti anni, se sei un cristiano e se hai un po' di fede, senza confessarti e tenerti nel cuore il marciume che porta in necrosi la tua anima?
cioè la fa putrefare. Quindi è qualcosa di assurdo. L'anima, scusate, si imputridisce con i peccati gravi e i peccati mortali. Credo di aver sbagliato prima il termine, ma la sera sapete che la lucidità della mente non è proprio al massimo. Giovanni Paolo II: sarebbe insensato, oltre che presuntuoso, voler prescindere arbitrariamente dagli strumenti di grazia e di salvezza che il Signore ha disposto, e nel caso specifico pretendere di ricevere il perdono facendo a meno del sacramento istituito da Cristo proprio per il perdono. Il rinnovamento dei riti attuati dopo il Concilio non autorizza alcuna illusione e alterazione di questa direzione. Non si può prescindere arbitrariamente dagli strumenti di grazia e di salvezza che il Signore ha disposto, specialmente nel caso del sacramento della confessione. Tant'è che la Madonna a Civitavecchia ha chiesto la confessione settimanale e a Međugorje la confessione almeno mensile. È una grande grazia. E trovare un buon confessore, un bravo sacerdote. I sacerdoti negligenti, quelli lassisti, mandano molte anime all'inferno e rischiano di dannare anche le loro anime. Quando un penitente che è in stato di peccato grave come in adulterio si reca da un sacerdote, il sacerdote gli dice: no, non ti preoccupare, non fai nessun peccato, ti è capitato, hai avuto una vita di sofferenza, adesso era giusto che tu ti rifacessi la vita trovando un altro compagno. Quel sacerdote dovrà rispondere gravemente del peccato di quella persona, invece di ammonire il penitente e dire: vai, va e d'ora in poi non commetterlo più, come ha detto Gesù all'adultera. Noi non siamo al di sopra di Cristo. Noi dobbiamo fare e dire quello che Cristo ha detto e fatto e ha insegnato e comandato. Siamo dei semplici servi. Non siamo padroni di niente e di nulla, e dobbiamo essere fedeli amministratori di quello che il Signore ci ha donato da amministrare, cioè la sua divina grazia attraverso i mezzi straordinari e divini che sono i sacramenti. San Giovanni Maria Vianney: non c'è niente che offende tanto il buon Dio quanto il disperare della sua misericordia. C'è chi dice: ne ho combinate troppe, il buon Dio non può perdonarmi. È una grande bestemmia e mettere un limite alla misericordia di Dio, mentre essa non ne ha perché è infinita. Ecco, se da una parte ci sono i penitenti che considerano i peccati mortali, i peccatucci veniali, dall'altra parte ci sono quelli che, pur avendo peccato gravemente, non si vogliono convincere mai che Dio li ha perdonati e continuano ogni volta che vanno a confessarsi a dire sempre gli stessi peccati, mettendo quasi in dubbio che la misericordia di Dio li abbia potuti perdonare e purificare completamente. Tant'è che Gesù, Divina Misericordia, ha detto a Santa Faustina: mi ferisce di più la vostra mancanza di fiducia che i vostri peccati. O peccatori, ha continuato il Signore in un altro passo, se non vi convincerà la mia morte del mio amore, che cosa vi convincerà? E nel sacramento della confessione viene amministrato proprio la potenza del sangue di Gesù che lava il peccato del mondo. L'agnello immacolato che si sacrifica per amore nostro, affinché noi attraverso il suo sangue possiamo essere completamente purificati da qualunque peccato. E Dio non si ricorderà più il nostro peccato. Nel momento in cui viene perdonato, il peccato è cancellato, distrutto, annientato, qualunque peccato, dalla bestemmia all'aborto, dalla falsità all'omicidio, dal furto alla perversione, qualunque peccato. Tutti i peccati possono essere perdonati se ci si pente, se ci si presenta con cuore contrito e umiliato dinanzi a un qualunque sacerdote e con semplicità e umiltà si confessa i propri peccati, e il sangue di Gesù scende su quella persona nel momento in cui il sacerdote dice: io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. In quel momento scende il sangue di Cristo su quell'anima
e la rinnova, la rigenera, la purifica, la rende di nuovo luminosa, colma di grazia, e il Padre abbraccia il penitente, lo riveste con la veste bianca della grazia e gli mette al dito l'anello della dignità filiale. Quindi, da una parte abbiamo coloro che pensano di non commettere nessun peccato quando commettono continuamente peccati mortali perché ormai la loro coscienza si è indurita. Dall'altra parte abbiamo quelli che si confessano continuamente e hanno sempre lo scrupolo e hanno sempre il timore di non essere perdonati completamente. E invece Dio ci perdona sempre quando noi ci richiamo da Lui con il proposito di non commettere più il peccato e con il dolore per tutti i peccati commessi. Monsignor Giuseppe Rossino dice: senza il pentimento la confessione è uno scheletro senza vita, poiché il pentimento costituisce l'anima di questo sacramento. Quindi andare dal confessore e fare un buon esame di coscienza prima, pentirsi dei peccati, sentire il dolore, piangere se sono peccati gravi. Anche perché la persona che fa un cammino di fede, approfondendo sempre più la fede, comprende sempre più la gravità del peccato, ma Dio lo ha già perdonato. Però ogni tanto, in effetti, come faceva San Francesco d'Assisi e anche Santa Chiara d'Assisi, è bene riandare con la mente ai peccati passati per ricordarci chi siamo, per non insuperbirci. Per dire: questo tu sei stato, questo puoi tornare ad essere, anzi, puoi diventare peggio di quello che eri prima. Allora stai attento. Stai attento a non cadere. Come dice l'Apostolo Paolo, chi è in piedi stia attento a non cadere. Ma questo stare attenti a non cadere non vuol dire guardare dall'alto in basso coloro che peccano, ma anzi dire: Signore, abbi misericordia di loro, perché al loro posto ci potrei essere io. Tienimi continuamente la mano sulla testa, legami con i vincoli, con i lacci del tuo amore, e non farmi fuggire lontano da te, e non farmi attrarre dalle luci fatue delle tentazioni del maligno, dalla seduzione dei piaceri del mondo, dalla sensualità della carne e da tutto quello che Satana, il mondo e la carne propongono, cioè la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne e la superbia della vita, di cui ci parla San Giovanni nella sua lettera. Dobbiamo rinunciare a tutto ciò che è nel mondo per elevare il cuore sempre più verso Dio e in questo modo guardare alla terra con distacco e avere compassione di coloro che ancora sono invischiati nel fango, nelle catene di morte con cui Satana li ha legati. Tant'è che il Signore dice continuamente di pregare per i poveri peccatori che camminano verso l'abisso della perdizione. San Giovanni Crisostomo dice riguardo alla soluzione: il potere di rimettere i peccati supera quello di tutti i grandi della terra e persino la dignità degli angeli. Esso è esclusivamente proprio del sacerdote, a cui soltanto Dio ha potuto concederlo. Così come dice la lettera agli ebrei, nessuno può attribuirsi questo nome se non chi è chiamato da Dio. Quindi solo il sacerdote può assolvere lecitamente e validamente dai peccati, nessun altro. I diaconi non possono farlo, né gli accoliti, né i laici, né nessuno del mondo. Solo il sacerdote, neanche gli angeli hanno il potere di assolvere. Solo il sacerdote, neanche i santi, né dal cielo né sulla terra, se non sono stati sacerdoti, possono assolvere dai peccati. Solo il sacerdote, che per quanto possa essere un uomo meschino, un uomo povero, un uomo peccatore, un uomo fragile, un uomo debole, è rivestito però per quanto riguarda il ministero sacerdotale della potenza divina, della grazia divina, della grazia di Stato per poter compiere quello che Cristo vuole che egli compia, cioè affinché egli sia un suo rappresentante, anzi affinché Cristo stesso possa andare verso il suo popolo e risanarlo, guarirlo, perdonarlo, purificarlo, santificarlo e infine glorificarlo.
Quindi noi dobbiamo pregare molto per i sacerdoti perché siano quello che devono essere. Dobbiamo pregare molto per noi stessi perché possiamo essere quello che il Signore vuole per voi, cioè i sacerdoti, secondo il cuore di Cristo, secondo il cuore immacolato di Maria, madre e regina dei sacerdoti. Gilbert Chesterton, che è un grande intellettuale, dice: quando la gente chiede a me o a qualsiasi altro perché ti sei unito alla Chiesa di Roma, prima era probabilmente un anglicano, la prima risposta è per liberarmi dai miei peccati, poiché non c'è nessun altro sistema religioso che dichiari veramente di liberare la gente dai peccati. Ho trovato solo una religione che osi scendere con me nelle profondità di me stesso, cioè il cattolicesimo. E noi che siamo nella Chiesa Cattolica, in quella autentica che segue la sana dottrina e la sana tradizione, consideriamo magari questo una cosa da poco e pensiamo che tutte le religioni siano uguali. Non c'è nessuna religione che possa osare di dire quello che dice la Chiesa Cattolica su comando di Cristo. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: apparendo a porte chiuse agli apostoli nel cenacolo, ricevete lo Spirito Santo, e a ritorno di loro: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. E Cristo stesso, che dà questo potere divino ai suoi apostoli, attraverso gli apostoli, ai loro discendenti, ai loro collaboratori, che sono i sacerdoti. Ed è Gesù stesso che agisce in persona per mezzo del sacerdote. Bene carissimi, sono circa 42 minuti, 43 che siamo in diretta. Adesso vorrei leggere qualcuno dei vostri commenti. Questo è un argomento molto interessante, credo, ed è da approfondire. Faremo qualche altra catechesi. Qui avevo preparato anche qualcosa sull'insegnamento di San Giovanni Bosco sulla confessione. È molto interessante e cito soltanto però dei punti importanti per dare una sintesi del sacramento della confessione. Quali sono gli atti del penitente per fare una buona confessione? Essi sono un diligente esame di coscienza, la contrizione o pentimento, che è perfetta quando è motivata dall'amore verso Dio, imperfetta se fondata su altri motivi, e che include il proposito di non peccare più, la confessione che consiste nell'accusa dei peccati fatta davanti al sacerdote, la soddisfazione, ossia il compimento di certi atti di penitenza che il confessore impone al penitente per riparare i danni causati dal peccato. Credo che questa citazione sia del Catechismo della Chiesa Cattolica. Bene carissimi, allora leggo qualcuno dei vostri commenti. Enna McCannen dice: la comunione si può fare senza la confessione, ora mi sembra. No carissima Enna, assolutamente. Alla Santa Comunione bisogna accostarsi con il cuore purificato da tutti i peccati gravi e da tutti i peccati mortali. Non si può assolutamente fare la comunione in stato di peccato mortale, si farebbe sacrificio. Se il microfono comincia a fare le bizze, non so che succede. E invece se si ha qualche peccato grave e non si riesce a stare senza accostarsi alla Santa Comunione, si può fare la comunione, ma subito dopo però bisogna confessarsi. Quindi chiedo scusa, cerco di aggiustare l'amplificatore per vedere se funziona meglio.
Anna Chiapparino dice: Don Pietro, ci sono sacerdoti che non ti fanno dire più di tanto e ti danno già la soluzione come ci dobbiamo comportare? Che Dio li perdoni. Carissima, i sacerdoti devono ascoltare con pazienza i penitenti, specialmente quando vogliono confessare i peccati gravi e i peccati mortali. Se al contrario, chiaramente, invece il penitente si dilunga in cose molto secondarie che non hanno veramente importanza, e allora in quel caso magari il sacerdote cerca di abbreviare un po', anche se bisogna sempre cercare di ascoltare i penitenti. Però magari ci sono altri che devono confessarsi, oppure deve iniziare la messa o altre situazioni, allora magari il sacerdote in quel caso può restringere un po' la confessione, perché vede che le cose che vengono dette sono senza grande importanza. Quindi bisogna assolutamente chiedere al sacerdote di ascoltare i peccati gravi e i peccati mortali, e poi tutti i peccati veniali che uno si ricorda. E poi non dilungarsi in mille rivoli, in mille situazioni, in mille quisquiglie, insomma, perché tante volte si dà più importanza alle cose che importanza non ce n'hanno, e alle cose veramente importanti non si dà importanza. Noi dobbiamo dare valore a quello che ce l'ha veramente. Claudia Sessa dice: confessarsi è una vera liberazione, ma è anche bellissimo perché ti aiuta a ricordarti chi sei. Io sono felice quando vado a confessarmi perché hai più contatto con Dio. Proprio così, carissima Claudia, perché alcuni vanno a confessarsi con tristezza, con pesantezza. No, dobbiamo confessarsi con gioia. Certo, prima il dolore del peccato, quello sì, dobbiamo sentirlo nel cuore. Ma poi le lacrime di gioia negli occhi, perché siamo stati liberati dal peccato, siamo stati liberati dal potere di Satana, perché la confessione, come abbiamo visto, spezza il potere di Satana. Se al contrario non ci si confessa bene e si omette qualche peccato, Satana ritorna dentro il cuore di quella persona e magari torna con dei demoni peggiori di quelli che c'erano. Quindi i racconti dei santi ci danno una luce per capire come i misteri della fede sono veramente cose molto serie, specialmente quando si ha a che fare con i sacramenti. Roberta Parmigiani dice: quello che a volte succedeva a me in passato, penso che il problema sia perché non sempre ci perdoniamo. Ecco, questo elevato alla massima potenza è il peccato di Giuda. Gesù nell'orto degli olivi, del Getsemani, dice a Giuda: amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Quindi fa un ultimo atto estremo di amicizia nei riguardi di Giuda per richiamarlo alla conversione. E Giuda capisce, infatti si pente, dice il Vangelo, va dai sommi sacerdoti e dice: ho tradito, ho peccato, ho tradito sangue innocente, e getta le monete che aveva ricevuto. Però poi va ad impiccarsi. Riconosce il peccato, si pente del peccato, ma non riesce ad aprirsi alla misericordia di Dio. Rifiuta la misericordia di Dio, pensando che il suo peccato fosse imperdonabile, era troppo grave quello che aveva commesso. E invece non era così, perché Dio lo avrebbe abbracciato subito, lo avrebbe perdonato completamente, lo avrebbe rigenerato con la sua misericordia, se lui l'avesse desiderata, l'avesse accolta nel cuore, così come ha fatto San Pietro, il quale per 3 volte ha rinnegato Gesù nel giardino, nell'orto del sommo sacerdote, ma poi si pentì e pianse amaramente. E ricominciò a seguire Gesù e si abbandonò alla sua misericordia e comprese la sua miseria. Tant'è che quando Gesù gli appare sul lago di Genesaret, ha quasi timore di rispondere che lo ama.
Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Ha paura di dire, anzi, la prima volta dice tu lo sai che ti amo, tu lo sai che ti amo, la terza volta dice tu lo sai che ti voglio bene. Ecco qui il pescatore di Galilea, questa bella statuina di San Pietro che è anche il mio santo patrono. Ecco quindi San Pietro si pentì e pianse amaramente. Giuda si pentì ma rifiutò la divina misericordia pensando che il suo peccato fosse imperdonabile. E questo è un po' quello che fanno quelli che continuamente vanno a confessarsi sempre i peccati passati, pensando che Dio non li possa perdonare. Ma Dio è venuto a morire per noi. Dio ha versato il sangue in Cristo suo Figlio per la salvezza dei peccatori. Gesù, divina misericordia, ha detto: o peccatori, se non vi convincerà la mia morte del mio amore, che cosa vi convincerà? Se Cristo è morto per noi, che cosa il Padre non farebbe affinché noi potessimo salvarci? Ecco, quindi noi dobbiamo andare sempre con la massima fiducia a confessarci, prima con le lacrime di pentimento e poi con le lacrime di gioia. Maria Berta dice: Santa Serata Don Pietro, Dio la benedica. Ma allora tutti coloro che non sono cattolici, se non hanno la confessione, vanno tutti all'inferno? No, carissima, non è così, perché Dio giudicherà ciascuno secondo la sua coscienza. A un cattolico chiederà molto di più di un pagano, perché il pagano non ha ricevuto il Vangelo e non ha ricevuto la grazia di Dio in sovrabbondanza come l'abbiamo ricevuto noi nei sacramenti, tant'è che Gesù lo dice con chiarezza: a chi più è stato dato, più sarà chiesto. Quindi noi abbiamo avuto la predilezione di essere cristiani, discepoli di Cristo, nella Chiesa Cattolica, una grazia straordinaria. Miliardi di persone non hanno ricevuto questa grazia e quindi ad essi non sarà chiesto conto di una grazia che non hanno ricevuto, ma di quello che hanno ricevuto, mentre a noi sarà chiesto conto della straordinaria grazia di essere stati battezzati, di aver ricevuto la Santa Comunione, di aver ricevuto più volte la Santa Confessione, di aver ricevuto il sacramento del matrimonio, dell'ordine sacro, fino all'estrema unzione. Quindi a chi più è stato dato, più sarà chiesto. A noi cristiani cattolici sarà chiesto molto, però nello stesso tempo noi abbiamo la possibilità di crescere molto in grazia con i mezzi che il Signore ci ha donato. Katia Castelli dice una cosa importante: si può fare una confessione generale ricordando anche i peccati già confessati? Sì, carissima Katia, questa è una cosa molto importante, da fare almeno una o due volte nella vita. La confessione generale ricordando tutti i peccati passati, da quando eravamo bambini a quando, al momento attuale. Quindi questa è una cosa importante, è una confessione che va ben preparata, magari durante un corso di esercizi spirituali, durante un ritiro, oppure con un proprio direttore spirituale che ci conosce bene, o con un bravo sacerdote, un bravo confessore, con il quale ci si accorda per fare questo tipo di confessione, e la si può fare anche scritta per non dimenticare tutti i peccati gravi commessi nella vita e tutti quelli veniali di cui uno si ricorda. Ecco, questa è una cosa molto importante, almeno una volta nella vita fare una confessione generale, possibilmente anche due volte, non di più. Basta una o al massimo due volte, poi basta, perché poi basteranno, diciamo, le confessioni successive a purificare tutti gli altri peccati. Ma per i peccati passati, per essere proprio certi di averli confessati tutti, è meglio fare una confessione generale una o due volte nella vita. Lilla Lentini dice: io ho avuto una discussione con il prete perché mi dice che non c'è bisogno di confessarsi sempre, ma solo se si è in peccato mortale. Mi dispiace per questo sacerdote e preghiamo per lui, carissima Lilla. Più ci si confessa e meglio è, tant'è che i santi, alcuni si confessavano,
tutti i giorni. San Giovanni Paolo II si confessava tutti i giorni e tantissimi altri santi ogni 2-3 giorni. Più ci si confessa e meglio è, anche se non ci sono peccati gravi o peccati mortali, però la confessione, diciamo, devozionale, quella di mantenimento, ci aiuta a non cadere nei peccati gravi, ci aiuta a non fare peccati mortali. Quindi più è stretto il periodo tra una confessione e l'altra, meno c'è la possibilità che si cada in peccato grave o in peccato mortale, perché la grazia di Dio ci preserva, specialmente se il sacerdote è bravo per illuminarci in un percorso che poi diventa una forma preziosa di direzione spirituale nella confessione, sintetica, ma può essere di grandissimo aiuto. Rossella Elia dice: buonasera Don Pietro, Dio le benedica, altrettanto a lei carissima Rossella. Niente, io vi ho già detto che sono separata e mio marito sta con un'altra. Dopo essermi confessata mi ha detto che è una mia scelta rimanere da sola, vi rendete conto? Il sacerdote? C'è bisogno di pregare molto. Noi seguiamo la sana dottrina della Chiesa Cattolica, quella che è nel Vangelo, quella che è nella tradizione bimillenaria della Chiesa, quella che è nel Santo Catechismo della Chiesa Cattolica. Maddalena Milani Terragni dice: ma se io faccio un peccato grave, ma per accondiscendere chi mi chiede di peccare, è veniale o mortale? Carissima, se lei acconsente è la tentazione che lei accoglie e quindi, a seconda della gravità del peccato, può fare un peccato grave o un peccato mortale, non certo un peccato veniale, perché un altro le propone il peccato. Tant'è che la lettera agli Ebrei dice: non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Noi dovremmo essere disposti a morire piuttosto che a peccare. Tant'è che c'era San Domenico Savio, un discepolo di San Giovanni Bosco, che diceva: la morte ma non i peccati. Ed è morto giovane, ma è un grande santo. Bene carissimi, penso che la nostra ora è scoccata, quindi possiamo concludere con una breve preghiera. Sono ancora tante domande, ma continueremo questa catechesi sul sacramento della confessione, perché è molto importante, credo. È un sacramento che non è tanto conosciuto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio.
Iddio, Domini, supplichevoli te lo chiediamo, e tu col divin potere incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Nostri santi protettori, pregate per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio, estendo la benedizione anche a coloro che lo ascolteranno in seguito.